Accademia. La single femmina per scelta, la Zitellaccia. È la donna single più famosa, quella che noi donne non vorremmo mai essere. È l'antiseduzione che ha preso sembianza umana. Poco attraente, abitudinaria, generalmente dotata di voce stridula, combatte la solitudine impicciandosi degli altrui fatti e naturalmente emettendo verdetti infausti verso chiunque le capiti a tiro. Abituata a stare con se stessa, diventa intollerante per definizione e parla in continuazione di sé medesima, ammazzando di noia i poveri cristi a cui tocca averci a che fare. Generalmente i maschi le stanno alla larga, ma visto che il masochismo umano non ha limiti, a qualcuno potrebbe piacere il genere. In questo caso l'unico modo per resistere sarebbe segarle le corde vocali. Potreste comunque provare col training autogeno. La single femmina prescelta, l'eterna adolescente. È quella che aspetta il principe azzurro. Lo aspetterà per tutta la vita, perché per lei l'amore è fuggire insieme su un cavallo bianco. Vive in un mondo fatato, fatto di fantasia, e rifiuta qualsiasi logica o realtà che non si possa adattare al suo mondo immaginario. La testa che viaggia su universi paralleli si rifiuta di accettare che gli esseri umani sono appunto esseri umani, con le loro miserie e nobiltà, che interagiscono su un pianeta chiamato Terra. Spesso vittima del furbacchione di turno, è sempre coinvolta da storie sentimentali impossibili e la sua vita scorre nella confusione che regna sovrana nella sua mente e nell'ambiente reale che la circonda. Se vi interessa questo tipo di donna, leggetevi la completa bibliografia dei fratelli Grimm e ispiratevi fedelmente per far sì che lei vi creda un'anima affine. La sua fantasia farà il resto. La single femmina per scelta, la carrierista insoddisfatta. È quella che vive sul lavoro, battendosi per acquisire quella posizione in azienda che viene immancabilmente affidata al collega maschio meno meritevole, perlomeno a suo dire, e così cade nella sindrome da palle mancanti con tutto ciò che ne consegue. È perennemente in riunione e per un caffè con lei bisogna prendere appuntamento con la sua efficientissima segretaria almeno 2 settimane prima. Attratta da uomini volitivi e decisionisti, cerca immancabilmente di comandarli, scatenando liti furibonde con esiti spesso deleteri. Il vostro acerrimo rivale sarà il suo amato lavoro, che verrà sempre prima di tutto e tutti. Se vorrete conquistarla, una tattica infallibile è parlarle favorevolmente delle quote rosa.